Signori, siamo alla Banditella. Pronti per la sfida del secolo. Calmedia contro Fanfani. Un protagonista sicuro protagonista della partita che ci darà le sue impressioni. La prima cosa che dovrei dire non la dico perché è un suono. La seconda cosa che non ci si fa. Basta. No, benestante, prima di passare al punteros, lei sa che avrà un compito arduo durante la partita. Correre, dovrà marcare il deambulare. Come pensa di affrontare la sfida? Papa non c'è nessun problema, spero si sia portato del gel nei capelli perché se lo marco da dietro riparte il rutto, riparte che mi faccio i capelli davanti a base di capelli. Non vedo preoccupato per questo, più che altro. Tutto lì. Prometto, aspetta, no. Mi raccomando, una partita come la interpreterà? Anche il camera meglio. Puntero. Questo è il nostro puntero. Questo è il nostro puntero. Invece la fascia sinistra, scusa Gabri, lui è il volante, no? Giusto? Volante. Il volante vuol dire fascia sinistra o destra, avanti e indietro. Lei è la fascia sinistra come farà lei con l'alito. Va bene, direi che la situazione è sotto controllo. Gianni mira. E sta bene. Abbiamo mangiato buoni ravioli. Sì, raviola e tagliatelle e sgabelli. È vero. Oh, c'è la bottiglia che è diventata di vetro, vedi? No, scusa, non ho capito, ma se non finire lì poi... Qui non c'è voi, però. Va bene. Hai visto? C'è anche lo straniero. Lui è la nostra punta di diamante, Balzano, ha fatto i provini nelle giovanili dell'Inter. Più che altro sono forti moralmente. Moralmente, la mia specialità è il morale. Siamo usciti come 5 di campo. Sì, esatto. Ragazzi, crediamoci. Notare che non riusciamo neanche a uscire dalle porte. Dai, ma crediamoci. La bacca sul petto come Cooper. Abbiamo aperto boom, bacchi. Comunque ragazzi, siete veramente dei bambini. Non ho visto niente questo. Avete avuto difficoltà durante il viaggio? È stato Fenuti. Ha vomitato tutto il tempo, guarda. Devo fermarmi. Com'è? Siamo già del gatto. Dove ci dobbiamo sedere? Qua, no, per forza. Aspetta, no. No, brutta qua. Questo è un rigorino. No? Che dite alla fine del primo tempo, ragazzi? Ormai che siamo del gatto, beh. Ormai abbiamo dato tutto. È fatta. Segnati questa. È fatta. Lo dico ora. L'Ajax. Abbiamo giocato come l'Ajax. Sì, un gol e lo difendiamo fino alla fine. Diciamo ora, come Alan Nereo Rocco che avete detto. Ho fatto il Cannavaro vecchio stile. Ora vedrai il Cannavaro nuovo stile. Il Padova anni 50. Perché non mi racconti il gol? Perché non mi racconti il gol? Classico da bomber vero. Un bomber di razza. Girato, tirato una castagna. Bomber di razza, fatti vedere. Perché non ti vedo.
perché non ci sono. Mettiamo i padroni di casa inopinatamente in svantaggio. Penso che qualcuno tra i miei butta il fazzoletto bianco. Sei giù. Quando vedi con l'arbitro. Come da contatto il rigore l'ho dato. Se bravo. Poi è una pippa lui e lo sbaglia. Ah, è giusto, giusto. Ma non va mica in rete questo. Non vi vergognate di niente. No. Bello. Bella. Dai. Vai te, vai te! Urca, bravo! Oh, ma non ci credo! Qua due, dai. Porca troia, merda, vieni. Ma guarda, se vengono, quando vengono a Genova la pagano, guarda. Giuro. E la cena di Sarzana è stata decisiva. sono crollati. Il viaggio, fuso orario. Si è ripresentato il panigaccio. Sì, esatto, il panigaccio si è ripresentato alla mezz'ora del secondo tempo. Beh, comunque avete un grandissimo portiere, io mi compiaccio. Io mi compiaccio, ve ne ha salvati 4-5. Poi aveva detto si era sempre spacciato per portiere, poi. Invece era portiere. Hanno vinto di culo. E dai, Ciccio, due gol e fatto. Sì, vabbè lì. Già le balle. Alla fine c'è ancora. Cosa vuoi? Ti è passata la rabbia? No, non mi è passata. Non mi è passata perché meritavamo quantomeno il pari. Sì, rimarco la scorrettezza della Marco Fanfani che dopo che prende i soldi da noi tutti i mesi fa sti scherzi. Esatto. Qua. Ci fa anche perdere. Viene qua. Aspetta, che adesso rivedremo i decimi adesso prima di rivedremo i decimi. Per forza, cosa pretendete? Vedi, basta, mangia pane da tradimento. Assolutamente. Siamo profondamente sconti. Sì. Mi raccomando il prossimo taglio, ragazzi. Il prossimo taglio. Non importa. Tanto tagliate lo stesso, dai. Vabbè, ma quel gol in rovesciata, signori miei, prima o poi doveva mancarne una. Ma più bello l'assist di Pasquale, più che altro, perché è stato perfetto. Ho dovuto di liberare perfettamente. Sì, l'ho detto prima di iniziare, ho la condizione di un cornetto agile. Quindi... Ecco qua Sandra Mondaini. Sandra, ce la consiglio. Sembra più la Fiat Brava. Vai un po'. Babbo fuori. Portierone merita un primo piano. Stiamo discutendo del... Sei stato inguardabile già, te lo posso dire. Sei stato inguardabile. Scusate, ho portato il mio famosissimo Tasmino che... Ma c'è un di mano dietro, non è che puoi fare tutto. Non si vede. Veramente dipende, non possono andare poi sulla rete. Non è ripresi abbastanza bene? Nello sport bravo, c'è approvo, l'importante è ecco le cose che ho già per